Ci siamo, buonasera a tutte e a tutti. Siamo qui in collegamento Italia-Cile, credo, per la presentazione del secondo libro pubblicato in Italia da Benjamin Labatut per Adelphi, che si chiama La pietra della follia. Segue di pochi mesi il fortunatissimo, direi che si può dire senza nessun problema, quando abbiamo smesso di capire il mondo. Una piccola introduzione più che altro su quando abbiamo smesso di capire il mondo, che è un po' il genitore poi di questo secondo, di questa parte uscita per i microgrammi, la collana Microgrammi di Adelphi. Quando abbiamo smesso di capire il mondo, è uscito nel 2021. È un libro difficile da definire, sono storie, diciamo, di scienziati che vanno dalla scoperta del blu di Prussia fino ad approdare alla fisica quantistica. Sono tutte storie legate da un filo o diversi fili che Benjamin Labatut ha tirato e a volte ha descritto, a volte forse ha un po' più romanzato. I confini sfumati tra i generi letterari e la realtà e la finzione sono uno dei grandi temi di questo libro e non solo, anche tra reale e irreale. I confini. Quando parlammo per Rivista Studio qualche tempo fa, quando uscì, quando abbiamo smesso di capire il mondo, mi ero proprio segnato una delle cose che Benjamin disse, ed è: i confini tra fatti e finzione sono sempre stati vaghi, ma penso che la maggior parte delle persone abbia un'idea molto naif di cosa sia il reale. Mi rendo conto che per molti i confini della realtà hanno iniziato a sciogliersi solo negli ultimi 2 anni. La finzione sembra invadere qualsiasi cosa, non riusciamo più a credere a quello che leggiamo, vediamo o sentiamo. E secondo me è un po' da qua che poi parte il libro La pietra della follia, che inizia anche questa volta con 3 persone. Ci sono sempre dei personaggi celebri, diciamo, come era stato nel precedente. In questo caso sono Philip K. Dick, sono il matematico David Hilbert e lo scrittore Lovecraft. E da qui si parte per una discesa un po' più che nella follia, di nuovo nell'incomprensione che questo mondo reale, soprattutto negli ultimi tempi, ci pone davanti. Quindi, intanto benvenuto Benjamin, grazie di essere qui, grazie anche ad Adelphi, al Circolo Lettori e all'Università di Salamanca. E la prima domanda è quasi una presentazione per te. E quindi, qual è l'origine un po' di questo libro, no? Che più che uno spin-off sembra quasi un expansion pack come quello dei videogiochi di quando abbiamo smesso di capire il mondo. El origen es completamente italiano porque nació de una charla magistral que me pidieron para un evento en Milán. Y como yo no tengo ni siquiera un diplomado y nunca he dado una charla, hice este texto y me habían pedido que hablara de mi libro anterior. Entonces, como no quería hacer un resumen de lo anterior, desarrollé ciertas ideas. Con las cuales estoy obsesionado y me da risa que ocupes la expresión expansion pack, que se refiere a los videojuegos cuando uno compra como algo para expandirlo, porque cuando yo era niño uno jugaba lo que venía en el paquete, lo que venía programado de antemano y tenía que contentarse con eso. Pero hoy en día, tanto en los videojuegos como en la vida real, estamos expandiendo, estamos continuamente haciendo expansion packs. Y yo creo que eso es parte de un sueño delirante, de un deseo
moderno, de una pulsión por habitar cada vez más plenamente nuestra imaginación. Beh, l'origine di questa storia è completamente italiana. È nata a Milano perché attraverso la casa editrice mi avevano chiesto di dare addirittura una lectio magistralis. Proprio io che non ho studi accademici. E quindi non volevo fare un riassunto del libro, non volevo fare un riassunto di quando abbiamo smesso di capire il mondo. E mi sono chiesto da quale idea partire. Tu hai citato l'Expansion Pack, che si riferisce all'epoca ai videogiochi in generale, e nella mia epoca, quando ci giocavo, non si espandeva assolutamente nulla, ci dovevamo accontentare di quello che conteneva il videogioco ed era quasi perfino troppo. Oggi invece non facciamo altro che espandere e espandiamo anche i nostri desideri verso quella che è la comprensione del mondo. Y yo creo que esa tendencia, esa huida hacia la imaginación, tiene muchos puntos de contacto con la locura, que es el tema del libro nuevo. Porque la locura, desde cierto punto de vista, es nuestra imaginación desbocada. Es el exceso de la capacidad que tiene el cerebro de cada individuo de colorear la realidad de cierta manera. Y yo siento que en las últimas décadas, a medida que avanza el proyecto humano, a medida que la experiencia compartida se está atomizando, nos estamos enfrentando cada vez más a la fecundidad horrorosa de la imaginación, y tenemos que desarrollar anticuerpos, una cierta armadura que nos proteja, ¿no? Que nos proteja del delirio del mundo, de las ideas locas que están dando vueltas por ahí, a nuestro alrededor, porque creo que eso no es un peligro menor. Yo sé que parece exagerado, porque todo el mundo se siente muy, muy cuerdo, pero yo siento que una idea demencial, una creencia altamente irracional, altamente contagiosa, te puede destruir o puede cambiar la dirección de tu vida en un segundo. Eso es un peligro real, ¿no? Basta que un carpintero escuche la voz de Dios en el desierto y todos terminamos clavados en esa cruz. Beh, è una tendenza che sta invadendo il mondo, quella di mettere in contatto l'immaginazione, un'immaginazione che valica ogni confine, e metterla in contatto con la pazzia. Quindi questa combinazione di pazzia più immaginazione avanza sempre di più, soprattutto nel mondo di oggi in cui il progresso è così legato alla tecnica e alle scienze. E quindi questo progresso dell'umano ci dà la sensazione che ci sia quasi una fecondità, che questa espansione dell'immaginazione produca una grandissima fecondità. Invece è un'idea tremendamente pericolosa. Anzi, dovremmo sviluppare degli anticorpi contro questa idea dell'immaginazione che si espande sempre di più, perché ci dà la falsa sensazione di essere saggi, di avere tutte le rotelle a posto, di essere altamente razionali, e questo ci può veramente far male. Crediamo di sapere tutto, invece basta solo che magari un falegname senta la voce di Dio e ci troviamo tutti inchiodati a quella croce. Bene, volevo poi andare proprio nelle prime pagine del libro, perché all'inizio del libro ci imbattiamo subito in Lovecraft e Cthulhu, sempre intorno a Lovecraft, e poi nel Mathematica in David Hilbert. Dopo ognuno di questi incontri già si sente l'avanzare, si sente la presenza dei fascismi, del fascismo o del nazismo,
che temporalmente sono arrivati molto poco dopo. E ovviamente questa cosa mi ha ricordato anche le prime pagine di quando abbiamo smesso di capire il mondo, in cui proprio nelle prime pagine faceva già la sua comparsa Hitler, faceva già la sua comparsa la Deutsches Jugendvolk, la gioventù hitleriana. E sembra che dietro cioè questa connessione, questa presenza del male dietro agli eventi e ai personaggi, che è in entrambi i libri, come mai? Yo creo que hay una fascinación con lo salvaje. Hay un cierto atractivo en el horror. Y son cosas con que tenemos que lidiar. A mí lo que me parece aterrorizante de Lovecraft es que, a pesar de que está hablando de extraterrestres y dioses antiguos y fuerzas cósmicas, está hablando de nosotros. Yo creo que el terror cósmico, la sensación de miedo incontrolable, cuando uno se topa con algo que excede nuestra medida, cuando vemos algo que no podemos entender, es un antídoto también para el aburrimiento. Es un recordatorio sobre nuestro lugar en el mundo. Porque yo creo que esos son dos de los estados que menos podemos tolerar y de donde salen nuestros mayores pecados. El horror y el aburrimiento. Suscita fascino, suscita quasi un'attrazione selvaggia l'orrore ed è un aspetto di noi con il quale dobbiamo confrontarci. Quando Lovecraft parla di extraterrestri, parla del terrore cosmico, parla di tutto ciò che deborda dalla sua fantasia, in realtà sta parlando di noi, ci sta portando fuori dai limiti, ci sta facendo sperimentare qualcosa che va oltre. E tutto questo è un antidoto alla noia, ci ricorda in continuazione qual è il nostro vero posto nel mondo. E se ci sono due sentimenti che definiscono, due stati che definiscono l'essere umano e gli fanno capire dove deve rimanere, sono senz'altro da una parte l'orrore, quindi il male che tu ricordavi all'inizio delle pagine di entrambi i miei libri, e dall'altro la pazzia. La Bolaño escribió mucho sobre eso, citando a Baudelaire, citando el verso que dice que vivimos en un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento. ¿Y qué es lo que nos aburre? ¿Y contra qué tiene que luchar la literatura? Nos aburre no, nuestra bondad, nos aburre el hecho de que, a pesar de que nos pese, somos una especie que es capaz de vivir gracias a continuos actos de bondad, pequeños milagros cotidianos. Y la gente normal que ejecuta estos milagros no los aprecia, no los distingue. Pero yo he vivido momentos en mi vida donde lo cotidiano, donde esas cosas sencillas del lenguaje y del comportamiento se me han vuelto casi imposibles. Entonces, creo que lo veo con mayor claridad y tal, y por eso me atrae y escribo siempre sobre el horror, porque es un recordatorio de nuestra naturaleza dual. También creo que el horror, de alguna manera, nos muestra los límites de nuestra imaginación. Si uno mira la historia, creo que queda muy claro que somos capaces de cualquier cosa, y tal vez por eso mismo. Somos capaces de perdonarlo todo y de construir una y otra vez encima del horror, casi como si no existiera. Y sin embargo está ahí, y la literatura, si mira hondo en la realidad, es muy difícil que no lo vea y que no se fascine con eso. Beh,
Bolaño, per esempio, scrive molto dell'orrore e addirittura cita Baudelaire, quel verso in cui dice che viviamo in un'oasi di orrore e in un deserto di noia. Che cos'è che provoca noia all'essere umano? Ci provoca noia la bontà. Siamo una specie capace di vivere di piccolissimi gesti di bontà. Conosciamo piccoli miracoli quotidiani della bontà. Ma che cosa succede con questi piccoli miracoli? Che la gente normale non riesce più ad apprezzarli, non riesce più a notarli. E io questa cosa l'ho vissuta, l'ho sperimentata. E il quotidiano di questa bontà, di questi piccoli gesti di bontà, automaticamente si capovolgono e diventano impossibili. Ed è per questo che nella letteratura, scrivo soprattutto, dell'orrore. Scrivo dell'orrore e, sottolineo la nostra natura doppia, da una parte, il male e dall'altra appunto la bontà. Siamo creature capaci di perdonare tutto, anche dopo che tutto è stato raso al suolo, siamo capaci di perdonare e di tornare a costruire da zero. E è questo il fascino della doppia natura dell'uomo in cui la letteratura va a scavare e che mi porta a scrivere, che mi porta questo fascino verso i due nostri aspetti di persona, i due nostri aspetti di personalità. Bene, proseguo nella lettura, diciamo, andiamo un po' in ordine perché avevo trovato anche questa frase molto interessante. Sempre all'inizio, a pagina 25, scrivi: La fiaccola della ragione non è più sufficiente a illuminare l'intricato labirinto che sta prendendo forma intorno a noi. C'è sempre il tema dell'incomprensione. Ora, mi ha fatto venire in mente questo riferimento alla fiaccola della ragione, che in questi anni, proprio in parte per rispondere a un'esigenza simile al fatto che forse il positivismo razionale non basta più per certe cose, stiamo vivendo un po' ciò che è stato chiamato, a partire dagli Stati Uniti e Inghilterra, Rinascimento psichedelico. È un movimento che ha anche implicazioni sicuramente politiche e sicuramente ha senso che sia nato in un mondo così caotico, perché l'orientamento nel caos è sempre ciò che si cerca. È un movimento che ha molti legami con l'ecologia, per esempio. Secondo te ha senso citarlo in questo discorso? Sí, ahora el renacimiento psicodélico es algo que lleva décadas. Yo incluso te diría que hoy en día a mí me parece anticuado. Cuando la gente normal empieza a drogarse, cuando la cultura general adopta el saber esotérico de la experiencia alucinógena, los raros tenemos que empezar a pensar en algo nuevo. Yo no sé lo que es, pero estoy buscándolo, digamos. Dicho eso, un viaje psicodélico, la alteración de los sentidos que implica, la expansión de la experiencia, es parte de la educación emocional, intelectual y espiritual de cualquier ser humano adulto y con conciencia. Pero con todo su poder, las drogas tienen un límite muy claro, porque la riqueza de la experiencia depende de lo que tú traigas a la experiencia, de tu bagaje personal. Hay que tener una enorme plasticidad, hay que acceder con múltiples modelos mentales, con filtros, hay que manejar múltiples sistemas de símbolos y que estos sistemas tengan raíces profundas, como el tarot o el I Ching, porque poner en palabras la experiencia es muy difícil y si no casi todo se pierde. Quello che tu giustamente hai segnalato come rinascimento psichedelico a me invece suona a sorpassato.
perché in fondo esiste da decenni. Abbiamo questa forma di sapere che è legata all'esperienza allucinogena, all'uso delle droghe, una forma di espandere il nostro essere che tuttavia io vedo sorpassata. E quindi bisogna cercare delle alternative e io sto facendo questo, cioè sto cercando delle alternative. Dobbiamo provare altro, dobbiamo provare a essere plastici, dobbiamo provare a cercare altri filtri, dobbiamo provare a cercare altri simboli e altri sistemi, come per esempio il tarot o l'ICI, perché le parole che poi servono a definire, trovare le parole che poi servono a definire questi stati è estremamente difficile. Yo creo que lo que sucede con las drogas, con todas las drogas, es que cada una tiene una sabiduría, pero es una sabiduría estática, que tiene que mutar cuando atraviesa el sistema nervioso del ser humano. El mensaje de los hongos alucinógenos, por ejemplo, es siempre el mismo. Te muestran que la muerte le da la mano a la vida. Y ese mensaje es necesario. Experimentar eso, ver eso es importante, es fascinante, y creo que hay una dimensión mitológica, ritual que hemos perdido. Pero una vez que uno ha interiorizado ese mensaje, la pregunta importante sigue abierta y es, ¿qué voy a hacer yo con esto? Y la mayor parte de las personas no tiene cómo integrar la demencia pasajera de un viaje alucinógeno con las rutinas de su vida cotidiana. Y eso es lo importante. ¿Qué se hace? ¿Qué se trae de vuelta? De lo contrario es evasión. Y la evasión no está mal, pero no es suficiente. Y ahí es donde el arte es tan importante. Es poder traer algo, es poder traer algo que se siente profundamente inhumano y darle una forma humana. Allora, per quanto riguarda le droghe, beh, ognuna ha una saggezza propria, direi io, però si tratta di una saggezza statica e dovrebbe mutare. Quello che immagino io dovrebbe essere un cambiamento, una plasticità. Quando per esempio ci riferiamo ai funghi allucinogeni, quell'esperienza alla fine è sempre uguale, ci viene descritta come la morte che prende per mano la vita. Ed è senz'altro un concetto affascinante, è un concetto che ci rapisce, ma quando l'abbiamo interiorizzato, quindi quando l'esperienza con quel tipo di droga, che è sempre la stessa, diventa parte di noi, ormai diventa un'abitudine. Dopo che cosa facciamo? Abbiamo fatto un viaggio attraverso l'uso di quella sostanza, ma di ritorno da quel viaggio che cosa ci portiamo? Ed è questa la domanda che permane e la domanda che ci preoccupa. Che cosa ci portiamo di ritorno da quel viaggio? Come troviamo le parole per definirlo e come poi lo trasformiamo in un'esperienza che continui ad avere una forma? Certo, sì, ovviamente io non mi riferivo solo all'esperienza, ma a un poi percorso terapeutico e psicologico. Comunque, è un altro discorso. Vorrei tornare un attimo al male, all'orrore di cui abbiamo parlato fino adesso. A un certo punto, David Hilbert, nel tuo libro, lo vediamo che parla per l'ultima volta, se non sbaglio, prima di ritirarsi di fronte all'Associazione degli Scienziati e dei Medici Tedeschi. In quest'ultimo discorso lui dice, cito, non si dovrebbe accettare l'inconoscibilità. E chiude questo discorso con l'esortazione, dobbiamo conoscere e conosceremo. Pochi anni dopo, come dicevamo prima, nascerà il Terzo Reich. In questi giorni mi ha fatto pensare a una frase di Jean-Marie, scrittore sopravvissuto proprio alla Shoah, nel libro Intellettuale ad Auschwitz. Proprio perché Marie a un certo punto scrive della necessità di non illuminare tutto a fondo, quindi in un certo senso di non conoscere tutto. Dice, cito di nuovo,
Far luce in modo definitivo significherebbe liquidare, archiviare i fatti per poterli allegare agli atti della storia. Ovviamente lui si riferisce al lasciare sempre una dimensione di incomprensibilità all'orrore della Shoah, non riuscire a spiegarla del tutto. Queste due cose hanno senso, secondo te, collegarle? Ha senso dire che una certa inconoscibilità possa essere uno stimolo costante per allenarsi a essere consapevoli? Absolutamente, yo estoy completamente de acuerdo con Amery. Parte de lo que tenemos que hacer, parte de lo que hay que aprender, es a salir de nuestra propia luz. Hay que dar un paso al costado, hay que alejarse de lo que creemos entender por completo. Porque lo que alumbra la mirada también nos ciega. Y la luz que la razón proyecta sobre las cosas las desnuda. Es violenta, no es neutra, quema. Mientras más intensa, más quema. Lo que no entendemos del mundo y de nosotros mismos es liberador. Nos libera de qué? De la prisión que la razón construye, que es una prisión que es necesaria, pero que también es terrible. Salir de ahí, salir de esos bordes, te da una libertad feroz, pero muy necesaria. Sin esa libertad, no podemos seguir el largo camino que se interna en nuestra sombra y que todos tenemos que recorrer, hasta el final o no, porque no creo que pudiéramos sobrevivir si no hiciéramos ese recorrido. Sì, sono assolutamente d'accordo con Amery. Bisogna uscire da quel cono di luce, bisogna farsi leggermente di lato, mettersi da una parte, perché la luce quando è troppo forte ovviamente acceca, ma anche denuda, non è assolutamente neutra e brucia. Ciò che non capiamo, che non riusciamo a capire, alla fine è anche ciò che ci libera ed è quella la straordinaria facoltà di poter uscire dai limiti, è quella sorta di libertà feroce che tuttavia ci è necessaria, altrimenti non possiamo continuare a seguire quel cammino. Io credo che non hai che olvidare che hay una enorme crueldad en la razón, es casi inhumana. Por eso los antiguos pensaban que la razón nos había sido dada como un regalo divino, como las garras de los leones o los talones de un ave. Y como todo regalo divino, es peligroso y es mortífero, es mortal. Y el revés de la razón, la locura, también se veía como un castigo de los dioses, pero con los dioses y con las diosas nunca se sabe. A veces un poco de locura te puede iluminar. Por eso yo, una de mis máximas personales, las dijo un escritor argentino que se llama Néstor Sánchez, que era esquizofrénico, hay que decirlo, y él dijo: la verdad y la locura son síntomas de la misma enfermedad, y lo que yo trato de hacer es escribir sobre esa enfermedad. Non bisogna certo dimenticare c'è della crudeltà nella ragione e la ragione viene sempre considerata un regalo divino, però attenzione con i regali degli dèi perché spesso sono pericolosi e mortali. Quindi bisogna prendere in considerazione forse anche il rovescio della ragione, la pazzia, che dal punto di vista della mitologia veniva considerata un castigo degli dèi, e invece non è così. Voglio a questo proposito ricordare il pensiero del poeta Néstor Sánchez, che soffriva di era schizofrenico
diceva che la verità e la pazzia sono i sintomi di una stessa malattia, ed è proprio quella malattia dentro la quale io scavo quando scrivo. Grazie. Andando avanti, a un certo punto una delle parti più, più corpose di questo piccolo libro è dedicata a ciò che è successo alle rivolte che ci sono state in Cile nell'ultimo anno. Descrivi queste rivolte che potevano sembrare una primavera e poi non lo sono state, senza una direzione, a un certo punto logica, senza un obiettivo comune, senza una rivendicazione condivisa. Dici che a un certo punto nessuno fu in grado di canalizzare o controllare le forze immani che si erano sprigionate. E quando la violenza e le proteste si fuse con la violenza dello Stato, sempre più persone cominciarono anche ad aver paura di uscire di casa, che è un po' il fallimento. E insomma, mi sembra che ci sia poi questo sgomento, no? Di fronte a questo malcontento sociale esploso, ma quasi senza un riuscire a canalizzarlo. Secondo te questa è una cosa nuova oppure una cosa che ciclicamente nella storia torna? Perché ho pensato per esempio alle rivolte contadine del 1400 e 1500, quelle di Thomas Munzer o quelle inglesi di qualche decennio prima, del 1300. Pensi che ci siano esempi nella storia che possono ritornare di questi momenti di violenza? Non voglio dire senza senso, ma senza poi un obiettivo preciso. Io credo che solemos mirar hacia el pasado en busca de respuestas. Y lo veo ahora, por ejemplo, hay una gran tendencia por rescatar el saber indígena, una sabiduría honda que viene del neolítico, pero y que ha perdurado hasta hoy. Y sin embargo, me parece que la forma que está tomando la realidad en este minuto, o al menos cuando yo veo mis experiencias, el vértigo que se siente estar vivo hoy, tiendo a pensar que la huida, que la salida, si es que está en alguna parte, es hacia adelante, no hacia atrás. Por eso escribo, por ejemplo, sobre Philip K. Dick. Philip K. Dick es una especie de profeta, y a los profetas hay que escucharlos. No hay que hacerles mucho caso, pero sí hay que escucharlos. Guardare verso il passato è una delle nostre caratteristiche. Adesso, per esempio, guardiamo addirittura all'epoca neolitica, c'è una grande cura verso il passato degli indigeni, ma io credo che la forma della realtà oggi, la vertigine di essere vivo oggi, se ha una spiegazione, dobbiamo cercarla nel futuro, dobbiamo cercare di guardare avanti. Ed è per questo che nel libro cito Philip K. Dick, che è un profeta, e i profeti magari non vanno presi alla lettera, però senz'altro bisogna far loro un po' di caso, bisogna ascoltarli in qualche modo. E perché è importante Dick? Perché non possiamo abitare un futuro. El ser humano no puede habitar un futuro que no haya imaginado previamente. Estamos tratando de proyectar formas del pasado sobre el presente y sobre el futuro y no están dando el ancho. Estamos atravesando una crisis que tiene cosas en común, por supuesto, pero lo que es interesante es la novedad. Estamos viviendo cosas que no han ocurrido nunca. Y justamente uno de los problemas que tenemos tanto en Chile como a nivel global es una crisis de la imaginación. No somos capaces en este minuto de ver más allá. Ya no está siendo posible imaginar el futuro como se hacía antes. Antes se hacía con una facilidad increíble. Cualquier gilipollas hacía futurismo. Hoy en día casi nadie se atreve. Porque el momento presente está cambiando tan rápidamente que estamos presos de vértigo, y cuando uno está con vértigo
se marea y que quiere cerrar los ojos para que el mundo deje de girar. Entonces, la forma en que cada uno de nosotros vive el hecho de que de pronto sentimos que las cosas no hacen sentido, la forma que cada uno vive eso es la respuesta personal a la pregunta. Pero es absurdo pensar que vamos a salir de esta crisis con las herramientas del pasado profundo o del pasado reciente. Esta es una tormenta que requiere, como ocurre en situaciones de crisis profunda, requiere un salto de la imaginación. Di certo non possiamo abitare un futuro che non abbiamo immaginato prima. E per questo proiettiamo sul presente, che corre vertiginosamente, il passato, tanto il passato remoto come il passato prossimo. Ma nel fare questo, nel cercare di rapportare il passato con la velocità incredibile del presente, perdiamo di vista la grandezza, non riusciamo ad avere uno sguardo su tutto. Il nostro enorme problema è la grandissima crisi di immaginazione che viviamo non solo a livello di Cile, a livello globale. Dappertutto succede la stessa cosa, c'è una crisi di immaginazione, mentre se pensiamo che fino a pochi decenni fa qualsiasi coglione faceva esperimenti di avanguardia, adesso tutto questo non succede e a me sembra drammatico. La velocità con cui scorre il presente ci fa venire davvero le vertigini, ci provoca nausea, e quindi chiudiamo gli occhi e cerchiamo di rifugiarci in un passato che non è più valido per misurare il presente. Anzi, trovo sia assurdo pensare di uscire da una crisi profondissima come quella che stiamo vivendo in questo tempo aggrappandoci al passato. Va bene, allora andiamo dal caos, dall'irrazionalità a invece un momento estremamente silenzioso in un certo senso della storia recentissima, che è il periodo del lockdown. Dice a un certo punto che caos e irrazionalità sono diventate all'improvviso le costanti del mondo. E in un certo senso non è difficile immaginare il perché o immaginare degli esempi a cui si riferisce questa frase, però secondo me c'è anche questo contraltare curioso, che appunto è questo quiete totale, quasi completamente statica, cioè il fatto che l'anno scorso, nel 2020, più che 2021, praticamente metà mondo, spesso solo con grazie o a causa di una legge, un decreto legge, spesso senza nemmeno l'ausilio di un rafforzamento dell'ordine pubblico, di nemmeno un esercito, mezzo mondo ha accettato di stare chiuso in casa per 6 mesi, senza praticamente rivolte, se non delle piccoli casi isolati. A me questa sembra una cosa gigantesca, pensare che 3 miliardi di persone abbiano accettato obbedientemente di stare in casa. In casa, sì. E non è curioso pensarla in questi termini, secondo te? No, a me non mi pare curioso. A me mi pare logico. Perché il caos e la irrazionalità conviven con la razón y con el orden. Hay un aspecto muy obediente en el ser humano. Somos una especie profundamente social. Hacemos lo que hacen los demás y hay momentos donde eso juega a favor, hay momentos donde eso juega en contra. Pero ambas perspectivas son necesarias y son parte de la realidad y de la experiencia humana.
También vemos que hay gente que no sigue ninguna regla. Es una rebeldía que forma parte del carácter de ciertas personas. Y también vemos una enorme solidaridad. Hay gente que se quedó en casa porque entiende que es la forma de querer a los demás. Entonces, no, lo que hemos visto con la pandemia es un ejemplo perfecto de estos impulsos contradictorios, ¿no? Ahora, lo que yo digo en el libro, más que una constante, es que el caos se ha vuelto un camino de entrada hacia el mundo. ¿Por qué? Porque lo interesante es preguntarse a dónde nos está llevando el camino de la razón que hemos estado siguiendo hasta ahora y qué hay al fondo de ese camino. Beh, no, non mi sembra affatto curioso, anzi vorrei dirti che mi sembra logico, perché siamo individui razionali e la razionalità può perfettamente convivere con il caos. Da una parte siamo creature obbedienti e razionali, dall'altra ci può essere qualcuno che si ribella e va benissimo così. Ma questi due atteggiamenti convivono e si mescolano continuamente nel nostro vivere quotidiano. Anzi, vorrei dirti che la pandemia è un esempio perfetto di questa convivenza. Il caos e la ragione, la stabilità o, come tu hai detto, l'immobilità insieme alla, rivoluzione assoluta. Quello che è importante da specificare è che il caos è diventato la porta d'entrata al mondo che abbiamo oggi. E quindi è attraverso l'analisi di quella porta d'entrata aperta dal caos che dobbiamo scavare e verso cui va il mio interesse e in questo senso il libro apre e scopre quella porta. Porque a mí no me interesa la locura en su estado puro y tampoco me interesa mucho la razón, digamos, sin ninguna sombra. A mí me interesa el delirio de la razón, los proyectos donde nuestra irracionalidad, donde nuestra naturaleza prometeica se topa con nuestro impulso luciferino, con una maldad que es dura también. La locura secas es terrible y no inspira a nadie. Pero el delirio es otra cosa, es una suspensión, es un momento en que quedas en el aire y de ahí se pueden rescatar muchas cosas. Si fuéramos solamente caóticos, locos y violentos, eso no sería interesante. Pero lo difícil de aceptar es que hasta el hombre más malvado, los que conocen la depravación, la oscuridad total, los que casi se salen de la escala del humano, pueden querer a sus mascotas como si fueran sus hijos. Y la pandemia es solamente una señal más de la dificultad de aceptar esta naturaleza doble que todos tenemos. Beh, devo dirti che non mi interessa, la pazzia pura, così come non mi interessa in assoluto la ragione completamente limpida, completamente in chiaro, priva di ombre. Quello che mi interessa è che si mescolino, Prometeo e Lucifero, perché quando Prometeo e Lucifero si mescolano, rimaniamo in una zona, in un momento quasi sospeso dell'esistenza e quel momento di sospensione ci può portare a un sacco di cose. È un momento affascinante, è un momento di energia e poi se ci pensi, anche l'essere più depravato, quello che proprio arriva ai limiti estremi della crudeltà, quello che sta fuori da ogni tipo di umanità. Poi magari a casa sua vuol bene al proprio animale da compagnia, al proprio cagnolino domestico, più che a qualsiasi essere umano. Quindi quello che ci ha offerto la pandemia è senz'altro un banco di prova attraverso il quale esaminare questa alternanza e questa mescolanza tra la ragione e l'oscurità.
Ok, visto che siamo a 45 minuti, farei l'ultima domanda, magari provo a tenere dentro un paio di cose in più che volevo chiedere. La domanda è sulla seconda parte del libro, che dedichiamo poco spazio perché è più intimo, è più personale, c'è un cambio di ritmo notevolissimo nella seconda parte. Entra Benjamin in persona. Entra la sua letteratura in un modo meta, cioè si parla proprio del suo libro precedente, si parla di persone che gli hanno scritto varie lettere, vari messaggi, ed entra anche una sorta di paranoia, anche se con tratti grotteschi, a volte comici. Questa seconda parte del libro è la storia di una lettera, in particolare delirante, se si può dire così senza attendere, che Benjamin ha ricevuto da una lettrice, probabilmente evidentemente paranoica. Questa lettrice sostiene che non solo il suo precedente romanzo di Benjamin, ma centinaia, se non migliaia di opere di tutti i tipi, di moltissimi scrittori e scrittrici in tutto il mondo siano saccheggiate e riadattate dai suoi di lettrice romanzi già scritti e sconosciuti. Quindi io volevo chiederti, come mai sei stato così colpito da questa lettera, da poi scriverne, da farne dedicarci pagine su pagine, e B, se non hai sentito una sorta di inquietudine, per non dire di paura, nel trattare così pubblicamente un caso di paranoia, pazzia del genere? Mis amigos y mi esposa me dijeron que no escribiera sobre ella, porque creo que todos tenemos una especie de reflejo, aversión con la locura. Cuando la sinrazón se acerca y estira los dedos y te roza, es inevitable sentir miedo y escalofrío. No hay que sacudir el avispero, ¿no? Pero yo creo en la obsesión, yo creo en lo que se te impone. Y lo que me ocurrió con esta mujer es sentir que de alguna manera su delirio particular decía mucho del delirio que estamos viendo a gran escala, donde las personas están atrapadas en una visión del mundo que se está desapegando cada vez más de la realidad. Estoy hablando de su locura para hablar de una locura que se está volviendo cada vez más común, donde la gente vive presa de sus delirios, no importa la evidencia que el mundo le presente, sigue aferrada a su locura. Y ella en su carta dice una frase que fue la razón por la cual escribí sobre ella. Ella dice que ella ha aprendido a prestar atención a similitudes inusuales y usarlas para crear hipótesis sobre cómo se propagan las ideas a través de las personas. Y estamos en un minuto donde hay un ser biológico que se está propagando a través de las personas. Y sin embargo, también hemos visto cómo múltiples ideas delirantes están hoy en día viajando de una mente a otra, a un ritmo al cual no estamos acostumbrados y para los cuales no tenemos ninguna defensa. También me interesó mucho que ella es científica, es física, fue física, porque justamente lo que me interesa es cuando los métodos de la ciencia son usados para sostener el delirio, para apuntalar una visión no racional de las cosas. Porque esa convivencia entre razón e irracionalidad, entre la creencia y la evidencia, es algo que no solamente ella, sino que muchos de nosotros estamos empezando a sufrir. Sì,
Beh, i miei amici e mia moglie mi avevano sconsigliato di parlarne nel libro. Perché? Perché c'è sempre il riflesso della pazzia ci causa sempre dell'avversione. E quindi quando ci sentiamo toccare dalle dita della pazzia ci corre un brivido lungo la schiena, ci insegnano sempre a non scuotere l'alveare. Ma qui sto parlando di un delirio personale, privato, particolare, per parlare del delirio del mondo, perché quello che racconta, mi ha raccontato nelle sue mail, nelle sue lettere questa ragazza, dice molto da quanto il mondo, quanta sempre più gente si stia staccando in un delirio dalla realtà. E si stia attaccando invece ai propri deliri personali, anche andando contro, negando ogni tipo di evidenza. Lei ha scritto che prestava moltissima attenzione a delle similitudini speciali che ricorrevano nei diversi libri in cui lei credeva di aver identificato cose che aveva scritto. Quindi questa è una forma di propagazione, come avevamo detto all'inizio, e vediamo fino a che punto arriva la propagazione di idee deliranti che viaggiano in questo modo velocissimo, inafferrabile tra persone e persone, dall'uno all'altro. E poi, oltretutto, è molto curioso che lei avesse studiato scienze, avesse intrapreso un lavoro da scienziata, e quindi vediamo come anche le persone che sono legate alla scienza sostengono il delirio contro ogni forma di controbatterlo. E quindi questo alternarsi tra la creenza e l'evidenza è quello che mi affascina e quello che mi ha spinto ad analizzare questa situazione e a metterla nella seconda parte del libro. Bene, direi che 52 minuti sono più che sufficienti, e quindi grazie Benjamin, grazie Monica. Cioè, grazie a Davide, Grazie. grazie Monica, grazie al Circolo. Grazie a tutti. Esatto, grazie al Circolo. Ricordo quindi La pietra e la follia che è uscito pochi giorni, se non... poche settimane fa per la collana Microgrammi di Adelphi, tradotto da Lisa Topi, 77 pagine, visto che ce l'ho qua davanti, ed è tutto. Grazie. Grazie a voi. Ciao.